Brekker Özil comes forward. There's the jumping knee. Oh, the high knee. There it is. There's the right hand. Smack bang to the kisser. And Chokwani goes down. It's good night, Irene. When I won my world title, I accomplished one of my goals. It was not the first time I won a world title, but it was the first time at such a big stage for one championship. But now another goal has started, and that is defending the world title as much as possible. Two-time ONE lightweight kickboxing world champion, Raheem Ersel, is one of the most dangerous fighters in kickboxing today. On the 19th of March, the Dutch superstar returns to the circle with his belt on the line against Italian powerhouse, Mustafa Haidar. I'm excited to fight again. I am in shape and that I can show my skills again. Originally from Suriname, Ersel and his family moved to the Netherlands when he was 4 years old. When I came here in the Netherlands, the neighborhood where I grew up in was very tough. It made me practice martial arts because you have to defend yourself if there are trouble in the streets. I'm grateful that I choose martial arts. Training martial arts for self-defense quickly turned into a passion for competing. And Ersel was soon making waves with his trademark kicks and flying knees. The Dutch sensation reached the pinnacle of the sport in 2019 when he won the ONE Lightweight Kickboxing World Championship against fellow Dutchman and kickboxing legend, Nicky Holtzkin. The first ever ONE Super Series Kickboxing World Champion. He then defeated the icon a second time to cement his place as the division's king. Undefeated since 2016, Ersel has no intentions of ending his winning run and his reign. I still want to retain the world title because it's mine, and what's mine stays mine. It's always about building my legacy because I want to show the world what I'm capable of. Although he's now a proud citizen of the Netherlands, Ersel has never forgotten where he came from and has always stayed close to his roots. I took my belt back to Suriname. I visited the president of the Republic of Suriname. He invited me at his palace and I showed him the belt. Our conversation was about what I can do for the country and that I have to come back more often to motivate the kids and the young people. I visit some schools to give motivation speeches. I visit some gyms to train with the local guys and girls. The young kids see me as a role model. They look up to me because of what I accomplished, taking the world title back to Suriname. And when you see the smiling faces, it motivates me more and more. That's why I'm gonna defend this belt. On the 19th of March, Raheem Ersel steps into the circle with added purpose to defend his crown. Attempting to steal his limelight is the dynamite from Italy, Mustafa Haidar. La mia mentalità è carica, positiva, vogliosa di poter vincere questo titolo mondiale. Per me vincere il titolo ONE è un sogno che si realizza, una cosa sempre fortemente voluta da me e questa è l'occasione più giusta per poterla fare. In his ONE Super Series debut, Haidar lived up to his dynamite nickname and the Italian is determined to use his explosive, hard-hitting style to his advantage against Ersel. And here comes Mustafa Haidar. Step through knee from Haidar. Dawson may have been hurt. Dawson goes down. Lo stile di combattimento è sicuramente sulla mia forza, sull'esplosività, su queste cose qua, un po' sto lavoro così. La mia potenza l'ho sempre avuta, l'ho migliorata e perfezionata nel tempo. Ma sicuramente lavorando sulla mia forza, la mia esplosività e non dargli mai modo di poter creare un suo lavoro, quindi lavorare sempre come voglio io. Non penso mai a cosa può farmi l'avversario a me, penso moltissimo e mi concentro su quello che so fare io.
Like Ursel, Haida is an immigrant who rose from nothing to reach the top of the striking world. Starting life in Morocco, he left for Italy when he was 10 years old. Ma cosa che mi ha spinto? Comunque, diciamo, è stata già dura venire dal Marocco qua in Italia. Poi mio padre comunque si è sacrificato tantissimo, perché lui è dall'88 che sta in Italia e ha voluto riunire tutta la famiglia qua nel 99, che poi siamo arrivati tutti insieme, io e... I primi anni qua in Italia sono stati traumatici, sono stati, me lo ricordo ancora, non era facile perché eravamo in pochissime famiglie, diciamo, marocchine qua in questo paese, e quindi era difficile riuscire ad avere dei nuovi amici. Per me rappresentare l'Italia nel mondo è solo un grosso onore, perché comunque ho iniziato qua in Italia a fare questo sport. Sono diventato campione del mondo grazie anche a questo paese. Ovvio che nel mio cuore ci sarà sempre il mio paese di origine, e ho un grosso seguito anche nel mio paese, ho un sacco di persone che anche a distanza continuano a seguirmi, a sostenermi, questo sicuramente. Per me vincere la cintura One Championship è solo un sogno che si realizza, come una cosa che ho sempre sognato. Adesso che sono dentro One Championship, il mio obiettivo è principalmente questo. Ora che ho la possibilità, devo fare di tutto per poter vincere questo titolo, che per me rappresenta veramente tantissimo, e sono semplicemente felice di poterlo fare. On the 19th of March at One, Fists of Fury 3. Two of the best lightweight kickboxers on the planet collide as Rahian Ursel defends his one lightweight kickboxing world title against the dangerous Mustafa Haida. Mustafa Haida, I describe his style as a little bit of Giorgio Petrosian style. He's also a southpaw fighter and also a lot of counter strikes. Lo stile combattimento di Rahian è uno stile di all'olandese, lo stile olandese è che loro lavorano molto pugni e gambe, con molto ritmo, molta velocità, e la parte più forte sua sono, diciamo, queste ginocchiate di da sempre. I see he has a lot of power in his body, so it will be a little bit difficult for me to fight him. Vabbè, l'arma più grande che ha Rahian è sicuramente anche un po' che è molto alto, in più c'ha questo colpo che è la ginocchiata, che molto sorprende spesso gli avversari. The goal is still the same: defend the title.